Napoli avrà il suo primo impianto di compostaggio per il trattamento dell'umido ed è un progetto pilota che ha anche un forte valore sociale. A Secondigliano, a ridosso del carcere, si attiverà a breve un'unità per la produzione del compost, il fertilizzante ricavato dalla frazione umida dei rifiuti. Sarà un sistema a emissioni zero, realizzato senza alcuna spesa per le casse comunali. Una grandissima attività che ha portato avanti l'assessorato all'ambiente. Noi abbiamo dato il supporto anche con le partnership presenti in questo progetto ed è un impianto intorno alle 4.000-5.000 tonnellate, assolutamente non simbolico, ma soprattutto si innesta in una chiusura di un perimetro virtuoso. Dai dati che noi abbiamo sulle analisi della frazione dell'umido, noi siamo su una purezza intorno al 90-95%, quindi il nostro umido è assolutamente di ottima qualità. Noi siamo adesso quasi a 300.000 abitanti, serviti con un sistema di porta a porta. Vorrei ricordare una cosa molto importante che pochi hanno a mente: la raccolta differenziata a Napoli si fa su tutta la città. Il porta a porta lo stiamo estendendo, ma la raccolta differenziata già adesso si fa in tutta la città. La Commissione Comunale Ambiente ha espresso stamane parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, in cui lavoreranno alcuni detenuti del carcere, alle dipendenze della cooperativa sociale Secondigliano Recuperi. Realizzeremo del compost che però poi verrà commercializzato, imbustato da questa cooperativa sociale che lavora nel carcere. Il valore aggiunto di questo progetto è che ci lavoreranno lavoratori detenuti all'interno del carcere. Questo però è un aspetto ulteriore rispetto al dato principale. Un impianto di compostaggio di 3-6.000 tonnellate può far risparmiare, anzi farà risparmiare in termini di raccolta e di smaltimento, dalle 500.000 alle 800.000 euro l'anno ad ASIA e quindi a cascata anche ai cittadini napoletani. Il nostro compito proprio istituzionale è quello di offrire delle opportunità ai detenuti del centro penitenziario in modo che possano in qualche modo riprendere a vivere nel rispetto delle regole, con un'opportunità di lavoro, anche imparando un mestiere. Uno sbocco che spesso non riusciamo ad offrire a tutti proprio perché queste opportunità non ci sono, ecco. Con l'apertura del primo punto di compostaggio cittadino si consolida la politica di gestione dei rifiuti intrapresa dall'amministrazione comunale, che da sempre contraria agli inceneritori punta sulla riduzione dei rifiuti, sulla differenziata, sul riciclo e sul riuso. Continua anche la crescita della raccolta porta a porta, che raggiungerà entro fine anno oltre la metà della popolazione cittadina. Questo è il primo di altri impianti di cui ha bisogno Napoli e la Campania, cioè la sfida degli impianti di compostaggio. È la sfida per abbandonare definitivamente una stagione fatta di emergenze, di mancanza di impianti e di un ciclo che non si è mai chiuso perché era incentrato esclusivamente su inceneritori e discariche. Con l'aggiudicazione della gara avvenuta proprio in questi giorni estenderemo ad altri 100.000 abitanti la raccolta differenziata porta a porta e per fine anno avremo un'altra disponibilità di risorse che sono arrivate al Ministero dell'Ambiente che estenderà ad altri 120.000 abitanti. Diciamo l'obiettivo è 500.000 abitanti entro il 2013, almeno per l'aggiudicazione della gara.